tema dell'Expo di Milano è Feeding the Planet, quindi nutriamo il pianeta. In un momento nel quale la FAO ci dice che per nutrire i 6 miliardi di cittadini del mondo bisognerebbe raddoppiare la produzione agricola, in un momento nel quale muoiono 3 milioni di cittadini ogni anno di fame, in un momento nel quale 140 milioni di bambini soffrono la fame nel mondo. Direi che questo elemento è un elemento di congiunzione e di valorizzazione anche sul fronte della sicurezza alimentare, perché Feeding the Planet significa anche garantire sicurezza alimentare. La sicurezza alimentare non deve essere un lusso, ma deve essere uno standard per tutti i cittadini del mondo. E direi che questo legame c'è tutto in un contesto come quello di Tutto Food, dove si parla solo di sicurezza alimentare. Su 10 prodotti dichiarati Made in Italy, solo uno è Made in Italy. Questo significa che molti furbi in giro per il mondo si arricchiscono vendendo prodotti che non sono italiani. Il nostro fatturato dell'export dell'agroalimentare di 24 miliardi di euro, potremmo tranquillamente raggiungere i 60, i 70 miliardi di euro se non avessimo queste contraffazioni. Difendere le nostre produzioni, difendere un paese che è la culla dell'agroalimentare, che ha oltre 4.500 prodotti tipici, e difendere poi un'identità produttiva, perché dietro ad ogni prodotto c'è un disciplinare, c'è la storia di una comunità. Primo di luglio avremo l'origine obbligatoria in etichetta per l'olio extravergine d'oliva. Significherà che quando andremo a comprare una bottiglia d'olio avremo il nome e cognome del produttore. E pensate a un'Italia senza il parmigiano reggiano, il grana padano, i nostri prosciutti di San Daniele e Parma, la mozzarella di bufala, il pomodoro San Marzano e molto altro ancora. Cosa sarebbe? Sarebbe una landa desolata che non avrebbe nessun appeal turistico. Questo ci fa capire che dietro all'agricoltura si nascondono molti valori culturali, economici, turistici, identitari, che noi dobbiamo difendere fino in fondo, e l'Europa deve darci una mano. La verità è che noi abbiamo dei costi di produzione in agricoltura che sono dichiaratamente fuori mercato, ma non per colpa degli agricoltori, perché nell'Europa 27 ad esempio abbiamo dei paesi, penso alla Bulgaria, dove un operaio costa 100 euro il mese, da noi un operaio non costa 100 euro il mese. Allora non possiamo pensare che l'unico confronto sui mercati sia quello del libero mercato con il confronto dei costi di produzione, perché raggiungeremo subito un pessimo obiettivo, che è quello di comprimere sulla qualità, sulla sicurezza alimentare, perché rappresentano dei costi. E dobbiamo garantire invece che la qualità e la sicurezza alimentare si mantengano, visto considerato che noi siamo convinti che la sicurezza alimentare e la qualità siano uno standard e non un lusso per pochi cittadini.